La cultura statunitense ci influenza moltissimo e ok, questo lo sappiamo. Alcuni dei modi in cui lo fa sono proprio evidenti sotto il nostro naso, eppure non sempre ce ne accorgiamo. Per esempio, buonasera, benvenuto. Prendete in considerazione alcuni dei programmi televisivi italiani più visti, più amati. Guardate questo contesto. Che cosa vi viene in mente quando vedete un conduttore seduto dietro una scrivania, magari con una tazza sul tavolo, che dialoga con un ospite intervistato da lui su una poltrona accanto a lui al suo fianco, in un programma che prevede il monologo comico, che prevede un miscuglio tra notizie, intrattenimento, musica? Pensate, state pensando e state guardando i late show americani, e quando si parla di late show americani non si può non parlare di David Letterman. Sigla. The Lakers, now the playoffs. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. The International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. Benvenuti a un nuovo video di questo canale, nuovo video della serie American Icons, quei video in cui racconto, provo a raccontare perché provo, perché sono delle storie enormi di grandi personaggi americani che nel bene e nel male hanno lasciato un grosso segno e si sono guadagnati questo titolo di icone. E David Letterman è un'icona della TV statunitense, tanto che è famosissimo in tutto il mondo, anche in pezzi di mondo che i suoi programmi non li ha mai visti o li ha visti molto poco, come è capitato per noi in Italia, ma parleremo anche di questo. Chi è però David Letterman? Qual è stato il suo ruolo nella crescita, nell'affermazione di questo format che appunto conosciamo bene perché è arrivato anche dalle nostre parti in modo diverso naturalmente? Hey mom, how are things in Norway? Cold. Qual è la sua storia? David Letterman è nato nel 1947, quindi oggi ha 76 anni, e per 33 anni ha condotto un programma televisivo quotidiano, a volte dal lunedì al giovedì, a volte dal lunedì al venerdì, della sera o della tarda sera, diciamo prima serata, ma molto di più seconda serata. Lì si è formato David Letterman, che è il conduttore di Late Night Show più longevo della storia americana, nel senso non che sia il più anziano, ma che ha condotto quel programma per più tempo, 33 anni appunto. Si è sentita per caso la vibrazione del telefono che era qui sotto? Già solo questo dato ci dice qualcosa, no, della sua importanza, ci dice che è uno dei personaggi più importanti della storia della TV americana, ma prima che diventasse tutto questo, cos'è accaduto? Letterman ha cominciato alla radio, ha cominciato nelle TV locali, ha cominciato lavorando dietro le quinte in televisione, quindi facendo per esempio l'autore, autore di testi, autore di monologhi comici, ma anche autore di programmi di intrattenimento più diversi. Per esempio ha lavorato molto all'inizio della sua carriera nei quiz, negli show televisivi che, no, domande, risposte, montepremi, sempre stando dietro le quinte. Siccome però era molto simpatico e aveva un certo senso dell'umorismo ed era un tipo strano, in TV funzionava perché era strano, e allora ogni tanto faceva tipo il personaggio non principale ma secondario, che ha una gag, una battuta frequente, che di tanto in tanto appare con un qualche ruolo. Era effettivamente simpatico, funzionava, piaceva molto a Johnny Carson, che era, potremmo dire, quello che Letterman sarebbe poi diventato, una specie di Letterman ante litteram. Madonna, guarda che cultura. Johnny Carson è un altro gigante della TV americana, uno di quelli che più ha contribuito a inventare questo modo di fare televisione dei late show, ma ne parliamo tra un attimo. Johnny Carson trovava Letterman molto simpatico, Letterman faceva ogni tanto l'ospite un po' matto appunto da Johnny Carson. Qualcuno cominciò a dire, visto che Carson si stava avvicinando alla pensione, siamo tra gli anni 70 e gli anni 80, chissà che questo Letterman non possa, facendosi le ossa, mica subito ambire a quella poltrona, ma insomma lo consideravano interessante. Tanto che nel 1980 la NBC decide di mettere alla prova David Letterman e gli affida un programma che si chiama The David Letterman Show, che va in onda però la mattina, quindi anche come ritmo, come passo, come tono, molto diverso da quello che Letterman farà dopo. Un programma di notizie, di approfondimento, ma con un tono molto leggero, con ospiti che parlano di cultura, di spettacolo, di costume, che piace anche abbastanza alla critica. Vince due Emmy, è considerato un esordio piuttosto promettente, come ascolti però un disastro, e quindi questo programma
programma dopo 2 anni viene chiuso, perché all'epoca negli Stati Uniti se un programma andava male non è che lo chiudevano dopo 3 settimane, ma gli davano un po' di tempo. La NBC però continuava ad avere Letterman sotto contratto e pensò che forse il problema non era tanto lui, che non aveva funzionato, detto che comunque doveva farsi una certa esperienza, quanto il momento della trasmissione, e quindi gli danno nell'82 un'altra trasmissione. Stavolta in seconda serata, comincia tra le 23 e mezzanotte. Si chiama Late Night with David Letterman, quindi tarda serata con David Letterman. I programmi della TV americana non brillano, diciamo, per fantasia quando si parla dei nomi, ma è la cosa che Letterman faceva la mattina, in un orario però molto più adatto al suo tono, al suo modo di parlare, di rivolgersi agli americani e agli ospiti. Welcome to the show. You folks are apparently a bright group, bright enough at least to read the applause sign. Oggi noi abbiamo un'idea del Late Night Show sia in Italia che negli Stati Uniti che vede un conduttore di solito molto amichevole, che cerca di creare questo clima informale anche in cui si ride attraverso un suo legame quasi di confidenza con l'ospite. Letterman era tutto il contrario, faceva un po' lo stronzo con gli ospiti, li metteva in difficoltà, a volte era aggressivo, era uno un po' bizzarro e quindi per esempio piaceva molto all'epoca ai giovani che vedevano nel suo stile qualcuno molto diverso dai conduttori impeccabili, perfetti come Johnny Carson o come altri conduttori della TV americana. We are about to unfold a show featuring David Letterman. It may shock you. Letterman andava in onda proprio dopo Johnny Carson. Il suo primo ospite in assoluto fu Bill Murray, ladies and gentlemen, che interpreta un po' una specie di ospite perfetto di Letterman. Molto affascinante, molto simpatico, non sai mai quando sta dicendo qualcosa sul serio oppure per scherzo, con una personalità evidentemente soltanto sua, ecco. Come Bill Murray non imita nessun altro e nessuno può imitare Bill Murray, lo stesso vale per Letterman, che è molto unico anche nel campionato dei conduttori TV americani. Letterman nella sua prima puntata entrò nello studio con una testa coperta da piume di pavone, il pavone è anche il logo della NBC, c'era l'orchestra appunto ed era una certa innovazione per un tipo di programma, il Late Show, che esisteva già da molto tempo e che nasceva da un'esigenza delle TV, che dovevano sì coprire il loro palinsesto fino alla sera tardi, fino alla notte, perché c'erano ancora dei soldi che si potevano fare con la pubblicità. Però non erano tanti soldi, il pubblico non era così numeroso e quindi non è che questi programmi potessero costare tantissimo, potessero prevedere la necessità di mandare inviati in giro per il paese, di allestire dei grandi corpi di ballo, del grande varietà, dovevano costare poco. E insomma le TV volevano fare qualcosa che fosse nel campo delle notizie, perché di solito le notizie non costano molto, tu metti uno in uno studio, ripete le notizie, manda qualche servizio e la sera le persone non volevano sentire parlare ancora dell'inflazione, della politica, della campagna elettorale, e allora si inventano una specie di format che mescola le notizie da una parte, in generale l'attualità, quello che succede, le cose di cui si parla, con il varietà, e quindi le star, gli attori, gli scrittori, chi deve presentare un film, il comico, e tutte le persone che partecipano a questo programma si calano dentro questo registro, che è un registro informale, è un registro che ti permette di essere un po' sarcastico, è una comicità che, sapete, anche il solo fatto che vada in onda la sera tardi, magari un po' più spinta, un po' più volgare, un po' più aggressiva, una comicità per adulti, il senso di guardare questi programmi era anche il senso di fare una cosa un po' trasgressiva per la TV americana dell'epoca, e di vedere personaggi che in altri orari, in altri programmi, vedi recitare la parte perfetta e impeccabile, ecco, sbottonarsi un po', prestarsi a una gag, e basta però, prestarsi a una gag che li mette in difficoltà o che li mette in ridicolo, mascherarsi, insomma giocare. Nei Late Night Show l'ospite va sapendo che gli sarà richiesto di stare al gioco. Tutto questo Letterman lo faceva benissimo, aveva uno stile solo suo, riusciva a mantenere l'attenzione e il suo programma era fatto di tante cose oltre che l'intervista o le interviste. C'era innanzitutto un monologo che apriva ogni puntata. Well, here in New York City yesterday, Van Gogh sold for 53.9 million dollars. That of course includes the frame. Un monologo comico con delle battute che partiva sempre dai fatti del giorno, da qualcosa di cui si stava parlando. C'erano poi delle rubriche, dei momenti ricorrenti, le top 10 per esempio di Letterman sono rimaste famosissime, dei momenti che coinvolgevano l'ospite, che coinvolgevano l'orchestra, c'erano ospiti che partecipavano soltanto per dire una battuta da 3 secondi in una gag, non erano presentati con tutti gli onori, dicono una cosa e se ne vanno. Tu li vedi e dici ma... ecco, quella roba lì. Il tutto
tutto in un'atmosfera sempre molto imprevedibile, che comunque dava la sensazione di una costante imprevedibilità. Vi dicevo che Letterman non era particolarmente gentile sempre con i suoi ospiti. C'è una leggendaria, per esempio, intervista con Oprah che andò malissimo. Oprah disse di essersi sentita aggredita da Letterman e i due non si parlarono per tipo 15 anni dopo quell'intervista. Ce n'è un'altra con Madonna, rimasta molto famosa, in cui Madonna dice un sacco di parolacce. Hanno dovuto censurare questa intervista, che è piena di pip, perché appunto le parolacce in America all'epoca soprattutto non si potevano dire in TV. Ma insomma, Letterman ha un certo successo, tanto che Johnny Carson si avvicina alla pensione e tutti pensano che quando Johnny Carson andrà in pensione, il conduttore giovane in gamba di moda che oggi fa il programma che arriva dopo Johnny Carson verrà promosso e prenderà il posto di Johnny Carson. Quando Johnny Carson va in pensione, però, la NBC stupisce tutti e dice: al posto di Johnny Carson metteremo, voi immaginate lì David Letterman che dice io, e loro dicono: Jay Leno! Jay Leno! Il rivale storico di Letterman, che faceva un altro programma in seconda serata su un altro canale, e insomma, ognuno ha i suoi gusti naturalmente, ma Letterman è considerato un po' più bravo di Jay Leno. Eppure prendono Jay Leno, Letterman si offende a morte, lascia la NBC, se ne va alla CBS, che gli dà un programma, sì, stavolta di seconda serata, come quello di Johnny Carson, nella stessa fascia oraria, quindi comincia un po' prima, per quanto sia ancora seconda serata. I programmi sulla TV americana durano un'ora e venti l'uno, non c'è la seconda serata o la prima serata che dura 3 o 4 ore, e comincia questa rivalità tra David Letterman e Jay Leno, che andrà avanti per quasi un ventennio. Comincia soprattutto, ed è il 1993, un anno dopo il pensionamento di Johnny Carson, il Late Show with David Letterman, il più famoso dei programmi di Letterman, quello che viene girato all'Ed Sullivan Theater di New York. Se siete stati a New York, probabilmente il teatro l'avete visto anche senza cercarlo, perché è praticamente sulla Broadway, dietro Times Square, ci si passa davanti ogni volta che si passa per il centro della città. Era un programma un po' diverso dal suo precedente, ma non in tante cose. Intanto dovette cambiare tutti i nomi alle rubriche, perché naturalmente quei nomi erano stati registrati dalla NBC, lui stava sulla CBS, esordì in quella puntata spiegando tutto questo e disse: ho ancora però legalmente il diritto di chiamarmi Dave. Il monologo comico era un po' più breve, anche in questo caso il suo primo ospite fu Bill Murray, che quindi diciamo si schierò dalla sua parte in questa faida e proseguì questa tradizione. E parliamo di tradizione perché questo diventò e rimase il programma più amato della TV americana. Letterman sarebbe andato poi a condurre gli Oscar, si dimostrò anche molto influente. Sul piano degli ascolti, lui vinse la battaglia con Jay Leno per un paio d'anni, ma poi Leno rimontò. Però i programmi di cui si parlava sui giornali, chi dava il titolo, chi trovava la notizia, chi aveva l'ospite migliore o la star che si sbottonava di più, era quasi sempre Letterman, che era il più carismatico, quello che riusciva a essere più rilevante, anche per questo suo modo un po' contropelo di affrontare il pubblico, le questioni, gli ospiti, che rendeva tutto molto più interessante. Johnny, can I have the top 10 list? Quando Johnny Carson, che era andato in pensione, accetta finalmente di andare ospite da un late show, non va nella sua rete da NBC, da Jay Leno, quello che lo stava sostituendo a tutti gli effetti, ma va da Letterman, va su un altro canale, e questo rappresenta, diciamo, per Letterman la definitiva incoronazione. È lui il personaggio principale dei late show americani, è lui forse il personaggio principale della TV americana, perché lo ha detto Johnny Carson in sostanza, e quindi l'investitura è arrivata. Quel momento lì è un momento che è rimasto nella storia dei programmi televisivi. Letterman cedette la poltrona a Johnny Carson, che quindi si sedette davanti a quella scrivania, ma ci sono molti altri momenti nella storia del David Letterman Show che sono rimasti memorabili. Per esempio il monologo comico, perché comico fu, ed è interessante e incredibilmente difficile fare un monologo comico dopo l'11 settembre. Nella puntata che andò in onda dopo quei terribili attentati, Letterman riuscì a parlare di sé, del programma, del momento che stava attraversando il paese, facendo anche ridere naturalmente perché era il suo mestiere, ma con un gusto, con un tono di voce, con una lucidità anche nel capire quale registro fosse più il caso di adottare da una battuta all'altra, che fece di quel monologo un momento molto importante nell'elaborazione di quello che accadde appunto per gli americani, ancora oggi molto ricordato. Please welcome
R.E.M. Ma poi da Letterman ci fu la prima esibizione dei REM in TV, per esempio, ma anche un'altra in cui intervistò Joaquin Phoenix, l'attore, che nell'ambito di quella che poi si scoprì essere una performance per promuovere un suo film, andò che sembrava completamente svalvolato. Un'intervista, diciamo, che fece parlare per giorni, perché sembrava di stare parlando, se ci mettiamo nei panni di Letterman, con qualcuno che evidentemente non sta bene. Please welcome the 44th President of the United States, Barack Obama, ladies and gentlemen. Da Letterman andò anche Barack Obama e fu la prima volta di un presidente statunitense in un late show americano, ma è impossibile fare un elenco di ospiti rilevanti che abbia avuto David Letterman, perché ha avuto praticamente chiunque. Andò in onda per 33 anni complessivamente tra i due programmi, diventando un appuntamento imperdibile della TV americana, anche perché riuscì a lasciare questo incarico proprio un momento prima che cominciasse quella che oggi viene raccontata e descritta come un po' una crisi dei late night show. Perché se negli anni 80-90, se tu eri sveglio alle 23:30, non potevi fare altro che guardare Letterman ed era l'unica cosa, oltre che la migliore cosa, che potessi trovare in TV, sappiamo che oggi, se siamo svegli alle 23:30, abbiamo comunque accesso a un catalogo infinito di film, di serie, di videogiochi, di TikTok che non finiscono mai, di qualsiasi cosa, e quindi la rilevanza di quel formato lì, che tutti guardavano, ovviamente si è molto diluita. Oggi siamo in una fase di rilevanza, sì, dei late night show, ma niente di paragonabile a quello che aveva rappresentato Letterman per gli Stati Uniti. Lui va in pensione nel 2014, lascia il suo programma con un'ultima puntata in cui naturalmente ritorna Bill Murray, ma non solo. Fu una puntata che fu naturalmente una grandissima festa. All right, that's pretty much all I got. The only thing I have left to do for the last time on a television program. Thank you. Da allora Letterman non fa più un programma quotidiano in TV, fa una serie di cose più piccole, fa uno show che va su Netflix in cui intervista comunque persone molto importanti, ma rimane influente, rilevante, perché questo suo ruolo quotidiano non solo ha creato un rapporto con gli americani, ma lo ha fatto anche conoscere agli americani. E gli americani sanno che Letterman, può piacerti o no, puoi essere d'accordo o no con lui quando esprime una sua opinione, ma è uno che non ha paura, diciamo, di dire le cose come stanno, per usare una frase fatta. È uno che quando è in difficoltà non si lascia mettere all'angolo. Lo sappiamo perché conosciamo molte cose della sua vita personale, conosciamo alcune sue difficoltà, conosciamo della volta che un uomo fu arrestato perché stava progettando in modo molto concreto di rapire suo figlio. Conosciamo un disturbo che ha, che ha raccontato più volte. Letterman sente continuamente un fischio, ma non è una cosa tipo l'acufene, è qualcosa di un po' più grave che è avvenuto a seguito di un'esplosione a cui assistette su un set. Ma la storia personale che è più nota di Letterman e che più ha formato anche l'immagine che gli americani hanno di lui, la raccontò lui stesso in onda quando a un certo punto aprì una delle puntate del suo programma, era il 2009, in cui raccontò che un uomo lo stava ricattando. The creepy stuff was that I have had sex with women who work for me on this show. Now, my response to that is yes, I have. Lui disse e confessò quindi in quel momento che aveva avuto nel corso degli anni diverse relazioni extraconiugali, anche con persone che lavoravano con lui. Non si è mai parlato nel suo caso di molestie. Oggi naturalmente vedremo quella storia anche con tutto lo squilibrio di potere che comporta la relazione di Letterman con qualcuno che lavora con lui, ma insomma relazioni consensuali. Tradiva sua moglie, in sostanza, l'aveva fatto molte volte. Un uomo che era venuto a saperlo lo ricattò e disse: dammi $2 million oppure io faccio venire fuori questa informazione, distruggo la tua carriera. Letterman che fa? Va in onda, in diretta, e racconta tutto. Dice della sua infedeltà, dice dei suoi tradimenti, dice: c'è uno che mi sta ricattando, io l'ho denunciato alla polizia, lo dico qui davanti a tutti perché non ho paura di niente. Il tipo poi fu naturalmente arrestato e condannato, e insomma Letterman sicuramente non ebbe una giornata proprio facilissima quando tornò a casa quel giorno dall'ufficio, mettiamola così. Però dimostrò al paese: io posso piacervi o no, ma non provate a mettermi in un angolo, citando un famoso film. Represents one of the fleet. Watch this, Don. Questo atteggiamento di Letterman si rivede nelle sue interviste. Lui intervista LeBron James, intervista Barack Obama, e non è come saremmo io e voi probabilmente lì, diciamo, atterrito dal fatto che sta avendo una conversazione con un personaggio del genere. Ci parla alla pari e a volte li tratta anche un po' male. Is that a new tattoo? You know I got balloons. Hey, 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 hey.
Ultime due cose da dire su questo personaggio che tutti gli americani conoscono e anche oltre, che il suo attuale successore, cioè chi ha preso il suo posto, il suo teatro, è il comico americano Stephen Colbert, che peraltro per prendere quella sedia e quel programma ha dovuto cambiare molto del suo stile comico, perché Colbert interpretava sempre se stesso come un opinionista molto conservatore. Era un personaggio ma che coincideva con la sua persona, cioè Colbert era sempre nel personaggio. Oggi invece non è più così, occupa quello spazio anche con un certo successo, nonostante appunto oggi i late night show siano meno rilevanti di un tempo negli Stati Uniti. Letterman lo era così rilevante che il suo programma è andato in onda anche in Italia. La Rai lo ha trasmesso su diversi canali di seconda serata, canali satellitari, ma dal 99 al 2015, quindi lo ha trasmesso per quasi la sua interezza, diciamo, la fase del late night show with David Letterman, sottotitolato, per cui qualcosa trovate secondo me ancora anche su Rai Play, qualcosa anche su YouTube. Ma ecco, ditemi un altro programma americano quotidiano che è stato trasmesso dalla Rai con i sottotitoli, o comunque sulla TV italiana con i sottotitoli praticamente tutti i giorni per quasi un ventennio. Non lo troverete, perché non troverete un personaggio nella storia della TV americana paragonabile a David Letterman. Lo guardavate voi? L'avete mai guardato Letterman sulla Rai? Che esperienze avete con quella programmazione un po' assurda o con i late night show americani odierni? Se ne avete dei preferiti, se avete delle opinioni o dei racconti su Letterman, lasciateli nei commenti, e già che ci siete iscrivetevi al canale, perché mercoledì prossimo esce come sempre un altro video. A presto e ciao! Hi, welcome to Taco Bell. What do you want, tacos? I'd like 2-3 cheese melt. Okay, wait a minute. I'm not exactly a computer. Slow down. Let's try it again. Take it from the beginning. I'm so tired. You guys come in and fix your own lunch, okay? There it is. That's the stuff there, and, you know, just make your own lunch. Boy, that looks good. Hey, how'd you like to come in and stick your head under the Pepsi machine? Get your beverage and get the hell out. There we go. Yeah.